manoscritti conservati presso la biblioteca del museo rivestono particolare interesse quelli appartenuti a Giuseppe Morosi. Nato nel 1772, rivolse i suoi interessi alla meccanica fisica e in particolare al mondo degli automi. Il turco che gioca a scacchi del 1794 rappresenta il suo biglietto da visita per l'ingresso alla corte di Ferdinando III. Lascia la Toscana spinto dalle vicende rivoluzionarie e si trasferisce in Francia, dove rimane fino al 1801. Nonostante la prospettiva di un incarico come dimostratore di macchine presso il Conservatoire des Arts et Métiers, decide di tornare in Italia e stabilirsi a Milano, dove riceve il titolo di meccanico nazionale. La sua attività successiva si concentra sullo studio e sull'aggiornamento delle tecniche produttive industriali in campo tessile, siderurgico e chimico, maturata da una serie di viaggi compiuti in Europa nel 1806-7 e nel 1811. Rimangono numerosi appunti, tra cui quelli raccolti nel volume intitolato Viaggio tecnologico e conservato al Museo della Fondazione Scienza e Tecnica. Intorno al 1820 riprendono i suoi contatti con l'ambiente fiorentino dell'Accademia dei Giorgofili, che si intensificano col suo definitivo trasferimento a Firenze nel 1833.